Abbiamo in questi giorni affrontato un tema molto importante che è quello dell'ospedale di Melaggio, una chiusura che purtroppo era stata preannunciata per il pronto soccorso. In realtà poi è tutto tornato come era prima. Ieri c'è stato l'incontro in regione e allora chi ieri era presente all'incontro è l'assessore regionale Alessandro Fermi, che è tornato a trovarci. Buongiorno No, stavo Marco, dicendo buon buongiorno, pomeriggio, ma buona buongiorno, mattinata buona di mattinata. pioggia. Pioggia, Bene, esatto, infatti anche a novembre è giusto che sì, faccia questo cioè tempo, eh. novembre è giusto che sia così. Allora, intanto assessore, Grazie grazie a voi. e a posto su Menaggio. Spieghiamo un attimo, diciamo due cose, visto che le polemiche sono state tantissime, si sono scatenati un po' tutti. Ecco, precisiamo da chi è in regione, da chi appunto era ieri presente. Prego. Ma beh, diciamo sì, la questione Menaggio è risolta nell'incidente che è successo, nel senso che giovedì scorso, purtroppo per un fraintendimento, per mille sfaccettature che oggi fortunatamente vale la pena non affrontare nel dettaglio, ma è uscita questa notizia della chiusura del pronto soccorso di Menaggio, cosa che ovviamente ha colto tutti molto di sorpresa, tutti impreparati, ad iniziare Da dal te sottoscritto, e poi tutti i consiglieri e poi i concessionari, i regionali, sindaci con i quali si sta sindaco facendo, Spaggiari, che ho sentito e che Michele, sì. sindaco che era abbastanza anche lui perplesso, per così dire, perché in effetti forse. Cioè, diciamo, sia rispetto, come dire, al metodo che rispetto soprattutto al merito, e cioè a questa notizia che è uscita. Dopodiché c'è stata giustamente una sollevazione di scudi, a iniziare dal sottoscritto, che sono, come dire, in giunta con l'assessore Bertolaso, al quale ovviamente ho mostrato la sera stessa tutta una serie di rimostranze. Dopodiché c'è stato un chiarimento che si è concretizzato ieri in una Ok, sì, riunione che ok. abbiamo voluto fare insieme ovviamente al Presidente Fontana, insieme ai sindaci del territorio, alcuni in presenza, alcuni collegati, a tutti i consigli regionali, sia di maggioranza che di minoranza, per ristabilire l'ordine. Ristabilire l'ordine significa che il pronto soccorso non chiude, e si rinizia da dove ci siamo lasciati, e cioè da dove ci siamo lasciati un paio di mesi fa, con un'ultima riunione fatta sempre in assessorato di Bertolaso, con tutti i sindaci che avevo accompagnato io personalmente, i quali avevano portato appunto questo documento che aveva la finalità di ragionare rispetto ad un rilancio dell'ospedale. Ecco, un'altra cosa molto importante, Presidente, Assessore, vabbè, è questa. Perché è così importante, diciamo, strategico l'ospedale di Menaggio? Marco, allora, tu considera questo, che io ho la fortuna ormai dopo un po' di anni in Intanto, mentre regione stai parlando, lo stiamo vedendo, è di una visione dall'alto dell'ospedale conoscere. di Menaggio che si trova in località Croce, cioè la strada, che da Menaggio Va porta verso la verso, Valmenaggio, insomma, verso esatto, Grandola verso Grandola, bravo, prego. Ho la fortuna di conoscere ormai quasi i tombini della mia provincia. Questo è vero, E quindi questo è il vero. territorio lo conosco. Ecco, diciamo che l'ospedale di Menaggio, vabbè, è nato e aveva, come dire, per una serie di motivazioni, tutta una serie di servizi che poi l'evoluzione del sistema sanitario, l'evoluzione dell'approccio dei cittadini rispetto al sistema sanitario si sono nel tempo modificati. Ma deve rimanere un presidio di assoluta centralità per due ragioni. Il primo è che ovviamente è un territorio montano. È un territorio disagiato, rispetto non alla bellezza del territorio, ma rispetto ai collegamenti. Eh sì, Serve, come dire, non solo come dire, la zona di Menaggio e di Lo Grandola, sapevo. ma serve tutto il Pollezzese, la Val Cavarnia, una parte del lago, e quindi è un punto di riferimento per i cittadini. Dopodiché c'è Gravedona e c'è Como, ma è evidente a tutti che, come dire, la baricentricità rispetto soprattutto alla Valmenaggio, il Pollezzese, la Val Cavarnia E quindi dell'ospedale di Menaggio è oggettivamente fondamentale che lì ci sia un presidio che abbia le caratteristiche di presidio la sanitario. domanda anche è perché va bene tutta questa sollevazione, perché non Gravedona, che comunque non è distante da Perché Marco, tu Menaggio? considera È che una se domanda così tu non proprio la per devi, chiarire, non la Presidente. devi considerare da Menaggio.
tu devi considerare la San Nazaro Valcavarnia o devi considerare da Pollezza. Io ti sfido da Pollezza o da San Nazaro Valcavarnia arrivare a Gravedona, cioè nel senso che con l'elicottero. No, momento, l'emergenza urgenza a prescindere. È una battuta sciocca. No, ci mancherebbe altro, però è chiaro, oppure dalla Val d'Intelvi. Cioè la Val d'Intelvi, è chiaro che è baricentrico rispetto ad una zona disagiata rispetto ai collegamenti, perché non è chiaro. È chiaro. Quindi l'ospedale Menaggio oggi da anni, come tu sai, è attenzionato rispetto ai servizi che svolge, ha affrontato e sta affrontando, come tutti gli ospedali periferici, una serie di difficoltà, a iniziare ovviamente dal reclutamento del personale, perché per una sbagliatissima programmazione che è stata fatta da un punto di vista della necessità del comparto medico, programmazione sbagliata a Roma da almeno 15 anni a questa parte, 10 anni a questa parte, oggi ci sono pochi medici e i pochi medici che ci sono scelgono di andare a lavorare dove vogliono, soprattutto dove hanno possibilità di fare carriera, e quindi per gli ospedali periferici come Menaggio, ma così come tanti altri ospedali periferici in Lombardia e nel resto d'Italia, ovviamente l'attrattività di questi ospedali è molto minore rispetto ad altri nosocomi. Oggi quindi cosa bisogna fare? Da un lato bisogna invertire la tendenza rispetto al reclutamento dei medici, fortunatamente è stato fatto un primo passaggio di allargamento a facoltà di medicina, dall'altro bisogna cercare di rendere il più attrattivo possibile un luogo come ad esempio il Menaggio per i medici. Come farlo? Ad esempio, uno dei temi cardine è il tema turistico, nel senso che il tema turistico è qualcosa di estremamente positivo, dopodiché anche dei risvolti negativi. Oggi per un medico, per un infermiere, per qualcuno che vuole andare a lavorare all'ospedale di Menaggio, trovare un affitto compatibile con, come dire, lo stipendio, bravo. Non è semplicissimo, certamente non trovi in zona, devi andare in Val d'Intelvi o entrare nel Val Menaggio. Quindi con i sindaci da qualche tempo, siccome gli incontri abbiamo fatti tanti, si sta ragionando per trovare, come dire, delle forme di housing, quindi mettere a disposizione degli appartamenti. Proprio ieri c'è stata un'iniziativa nel Bresciano che va in questa direzione a favore delle professioni necessarie. Tra le professioni necessarie ci sono sicuramente gli medici, infermieri, ma anche gli insegnanti. Anche gli insegnanti, per cui il turismo ha certamente ovviamente delle cose positive, ma anche di svolti negativi. C'è, come dire, una fascia di necessità professionali senza la quale non va avanti la collettività. Ci sono ovviamente il comparto medico, c'è il comparto della scuola, c'è il comparto dipendenti pubblici. Va purtroppo disegnata una mappatura di housing che consenta non di avere, come dire, degli appartamenti gratuitamente, ma di avere degli affitti agevolati. Agevolati. Quindi, ecco perché comunque questo è molto importante, quello che ci stai dicendo. E colgo anche l'occasione, perché altrimenti poi dopo si ingenerano discussioni, polemiche, critiche ovviamente anche al sottoscritto, perché non ti faccio le domande scomode e sono arrivate, perché ecco, tu stai spiegando una cosa e molti ci hanno detto sì, però l'ospedale di Menaggio già si sapeva che doveva chiudere, che veniva chiuso, che questa decisione, e però è stato messo a tacere per finalità, per così dire, elettorali. Però è l'occasione per spiegare, tu ci stai dicendo un'altra cosa, hai detto che i contatti con i sindaci sono costanti. Questo incidente che c'è stato è evidente che tutti ne erano, come dire, all'oscuro. Ha detto che volesse dire una cosa, se ne volesse dire un'altra, sta di fatto che ieri la questione è stata risolta. Ma non ci sarebbe stato, come dire, una sollevazione a iniziare da sottoscritto nel momento in cui era una notizia che doveva circolare ed è stata sospesa perché c'era la campagna elettorale delle europee. Questo, come dire, è vergognoso sentirlo dire, non so chi l'abbia detto, ma chiunque lo abbia detto ovviamente è vergognoso sentirlo dire. Nessuno era a conoscenza di questa uscita è stata un'uscita, come dire, infelice, mal capita, mal interpretata. Non lo so, non mi interessa, sa di fatto che è stata come dire, cancellata questa parentesi, si torna a dove eravamo era quello di un percorso insieme al territorio, cosa che ho detto dal voi vi siete confrontati molte volte con i sindaci. Marco, io sono anni che tengo in piedi, io personalmente, ma faccio battaglie. Tu, come hai detto, sei l'assessore di riferimento della provincia di Como in regione.
Ovviamente, e questo ovviamente va dato atto. Beh, io credo che sia stato un bel risultato quello ottenuto ieri, sì, no? Certo, assolutamente. Ho ottenuto questo weekend, diciamo, come dire, di ragionamenti. Che era un weekend libero. Che era un weekend libero, che è stato condizionato questa cosa qui, ma fa niente. Però, va bene, però okay. Diciamo che è stato un bel risultato, perché no, beh, comunque... Certo. Sei soddisfatto di questo? Sono assolutamente soddisfatto, perché recuperare una situazione, Marco, non è mai semplice. No, cioè, per l'amor di Dio. Per quanto sia stata, come dire, un'uscita magari presa tra un incontro e l'altro, per cui non si stava magari entrando nel dettaglio della cosa, ma quando esce una notizia del genere recuperarla non è mai facile, e quindi è stato fatto, come dire, un lavoro in cui, come dire, in qualche modo si è riportata la palla assolutamente nella metà del campo giusta. Dopodiché non è che quella metà del campo è come dire, la panacea di tutti i mali. L'ospedale di Milano ha delle criticità, no, certo. Allora, c'è l'obiettivo ovviamente di mantenerlo con funzioni anche di pronto soccorso, ma dobbiamo in qualche modo lavorare per favorire l'attrattività di questo ospedale rispetto al comparto medico, perché è evidente a tutti che senza personale sanitario fai fatica a tenere in piedi, come dire, alcuni servizi. Però diciamo che non tutti i mali vengono per nuocere, nel senso che questa situazione, questo incidente, chiamiamolo così, okay, comunque ha fatto ribadire a 360 gradi con anche delle uscite, anche del sottoscritto, insomma, abbastanza piccate ed importanti, quanto sia importante, sì, lavorare in un'unica direzione, che è quella ovviamente del mantenimento. Anche perché, Marco, tre settimane fa abbiamo inaugurato il servizio di guardia costiera Menaggio, okay, che peraltro ha fatto degli interventi straordinari durante la sagra. Sì, qui va veramente nel mondo dell'incoscienza totale. Beh, di chi è uscito in maniera così avventata. Ci mancherebbe, però, va bene, 34 interventi fatti in una notte, qualcuno ha fatto già prima, e quindi aumentiamo la sicurezza e nello stesso tempo bisogna andare senza dubbio. La guardia costiera, ecco, si è dimostrata, qualora ci fossero dubbi, ma non ce n'erano, giusto, uno strumento fondamentale per la, anche tra l'altro poche ore prima della, sì, notte ne hanno fatti altri, gli interventi anche diurni, sì, per, sì, recuperare, sì, persone in difficoltà, quindi anche qui, però ecco, questo è questo vede che quando si parla di sicurezza non è solo questa sicurezza, sì, anche, sì, quella sanitaria, certo e certo. Quindi, come dire, se si lavora per il rafforzamento della sicurezza di un territorio non puoi, come dire, dare un servizio e toglierne un altro, quindi bisogna lavorare per aumentare la sicurezza. Sulla sanità a 360 gradi è un periodo difficile, figlio di anni di sbagliata programmazione rispetto all'accesso alla professione, perché oggi ci sono pochi medici. Arrivano tantissimi saluti. Sì, lo so, sono tantissimi molti saluti. Mario Lavogna, considerazioni, Mario, anche importanti. Grande Mario. Che arrivano, saluti ovviamente. Anche da Elena Negretti, un grande Ciao, assessore. Ciao Elena. Ah, scrive un grande assessore. Anche l'assessore Negretti. Lei è stata un grande assessore, lei Elena. Del comune di Como, con la giunta di Mario Andriscina. Salutiamo anche il Mario. Esatto, esattamente. Un saluto a tutti voi. E ecco, il presidente. Io ormai questa cosa. Il presidente, per noi è il presidente. L'assessore Fermi è venuto per spiegarci proprio il giorno dopo, e quindi abbiamo dato spiegazioni, per la cronaca. Tu dicevi giustamente chi ha detto queste cose. C'è anche una dichiarazione di Paolo Furgoni, ex sindaco di Cernobbio, responsabile anche del settore sanità del Partito Democratico, se non sbaglio, che ha fatto capire quella considerazione cui ti facevo riferimento prima. Tutti sapevano, dice, che l'ospedale chiudeva e nessuno l'ha voluto dire per questioni di politica. Quindi questo è un dato di fatto, perché è oggettivo, c'è anche un'intervista pubblicata nei giorni scorsi. Beh, mi spiace che, tra l'altro, Paolo Furgoni lo conosco anche, no? E quindi mi spiace che uno che ha fatto sindaco, che è un medico, è un medico. Si lascia andare con delle frasi di questa superficialità. Lo dico perché è stato smentito poi nei fatti. Esatto, tutti sapevano, caro Paolo, come vedi, alla fine tutti sapevano, le cose non sono andate come dici tu. Poi Paolo, un po' di calma, se, no? Se vuoi, cioè, se anche vuoi ribattere, ne hai, cioè, ne io hai posso, facoltà. Io posso capire, però, che lo faccia un cittadino, una roba del genere, ma uno che ha fatto il sindaco e dice che tutti sapevano ma non dicevano, alla fine smentito nei fatti. Ma dato di fatto. Contare fino a 10 prima di parlare. Chiudiamo, assessore, allora, dopo aver parlato dell'ospedale di Menaggio, questo è molto importante, sì, ci sarebbe da parlare anche dell'autonomia, magari lo facciamo meglio la prossima volta, perché è importante, no, questo aspetto anche dell'autonomia. Beh, può essere una bella sfida, Marco. È una sfida, è una sfida, ne parliamo tra 15 giorni. Che riguarderà anche la parte del comparto medico, che riguarderà anche la sanità, il tema dell'autonomia. E non solo.
No, non solo, però abbiamo parlato ospedale di menaggio con tutti i problemi che abbiamo nel reclutamento del personale e quindi parliamo tra 15 giorni. Presidente, senti, per chiudere, tra 15 giorni potresti venire qui e dire che è finito finalmente sto lungolago? Sì, se smette di piovere. Ok, no, lo so anche questo, però cosa dice Sertori? Ci siamo? Sì, ci siamo, Marco. Dopodiché una primavera, un inizio estate così piovosa, credo che negli annali dobbiamo andare indietro parecchi anni per ritrovarla e quindi non ci ha aiutato. Però ecco, ci siamo, Marco. Ci siamo, lungolago pronto. Adesso e anche questo è un'opera alla quale ci avete messo tanto impegno. Beh, io ci sono stato sempre su questa cosa qui. Sì, lo so che ci sei stato. Poi magari facciamo una puntata con Maroni, bravo. Io c'ero su con Maroni, ero stato quando segretario. Quando è iniziato? Quando decidemmo in giunta questo sarebbe un bel retroscena da spiegare. Lo facciamo una puntata? No, facciamo, me lo ricordo. C'è Sindaco Lucini, situazione ancora incasinata dopo la vicenda di Caradon, tutto il tema del muro, dopodiché Sindaco Lucini, dopodiché la situazione non si sbloccava e a un certo punto decidemmo, in virtù del fatto che una legge consente. Ma stato tu a suggerire a Maroni di ero parte di questo ragionamento e di commissariare il comune e quindi gestire noi direttamente come l'opera. Lombardia. Come potevi farlo? Lo strumento per poterlo fare è che, siccome la Regione Lombardia ha cofinanziato quest'opera, il fatto che cofinanzi quest'opera consente alla Regione di avvocare a sé il cantiere nel momento in cui ci sono oggettive situazioni di difficoltà. È una decisione importante perché il cantiere è complicato, c'è un'indagine a magistratura che poi è finita come è finita, lo sappiamo, e quindi è una situazione complicata, però decidemmo, secondo me, con coraggio, e Maroni fu bravissimo da quel punto di vista, va bene, Bobo Maroni, ex presidente, quando era lui presidente? Era lui presidente, ce la prendiamo in carico noi e la risolviamo noi, siamo infrastrutture lombarde. E quindi abbiamo poi fatto questa decisione forte, che è stata una decisione però vincente. Magari sarebbe, però, di fatto, da lì non si è più fermato il cantiere. Allora, da lì nelle cantiere prossime settimane, presidente, se sei d'accordo, potremmo davvero fare una puntata sul lungolago, sulle paratie, perché ormai è finita l'opera, e magari fare anche questi retrocessi, perché in effetti quello che ci stai dicendo è anche storia. E anche storia di coraggio, e Maroni stesso, cioè, avete rischiato, perché nel senso avete avvocato a voi l'opera, non era una cosa semplice. Non è una cosa semplice, anche perché sai quanti interventi storicamente pochissimi sono stati commissariati dalla regione, e il grimardello per poterlo fare è il fatto che cofinanziassimo l'opera, che una parte erano fondi ministeriali della legge Valtellina. Benissimo, e poi l'autonomia è la sfida dell'autonomia. L'autonomia che è una sfida importantissima, non dall'oggi al domani, ma consentirà, secondo me, di fare un grande salto tanti in avanti. Tanti saluti dei nostri tanti. Stanno bene. Sì. Mario continua a scrivere, grandissimo. Ma sai che Mario adesso è consiglio comunale? Ah, attorno. No, Blevio. Ah, scusa, torno a Blevio. Non offenderlo, si incazza. A Blevio. Cristina, Carla scrive: il nostro territorio così famoso nel mondo e così bistrattato. Forza Alessandro, non lasciateci soli. No, che è la Carla? Carla Cereghini. No, mai, insomma, quando c'è fare battaglia, io la battaglia le faccio. Fermi. Ha dimostrato che il territorio ti è caro, lo hai dimostrato anche ieri, non l'hai fatta tu solo questa decisione, per l'amor di Dio, ci mancherebbe, c'era Fontana, c'era Bertolaso, c'erano anche gli altri consiglieri, sia chiaro. Ecco, però credo che il riferimento, l'attenzione che ci hai sempre messo per il territorio sia una cosa importante. Ma Marco, chi mi conosce, chi mi conosce lo sa che io sono una persona, come dire, calma, educata, ma su alcune cose il rispetto per il territorio innanzitutto come sempre avuto, e tra l'altro il territorio poi quando c'era tira fuori gli attributi si tirano fuori e quindi sono i momenti in cui si ragiona, i momenti in cui bisogna tirare fuori gli attributi, o ce li hai o non ce li hai, e quindi bene. Complimenti, grazie di essere venuto oggi, perché era importante spiegarlo questa cosa, ti ringrazio davvero tantissimo. L'ultimo messaggio? Rosa scrive, Rosa Calabro, mi sento di dire che Alessandro Fermi è una garanzia. Sì, grazie Rosa. Ciao Rosa, un saluto a te, a Mario, a tutti gli altri che ci hanno scritto in questo momento. Presidente, no, grazie davvero. Allora, tra 15 giorni torni. Non vai in vacanza, no. Ci vediamo tra 15 giorni, perché ci sono questi due. Io credo che tra 15 giorni potremmo fare una puntata veramente sul lungolago, con anche in retroscena tu, Maroni, perché è storia, e ricordo che ai tempi, insomma, molti
avevano preso questa cosa con grande scetticismo, certo. E poi invece insomma sostanzialmente e poi non si è più fermato il cantiere, non si ferma e poi ci vediamo tra 15 giorni, parliamo di quello, parliamo esatto. Sperando che non ci siano altri incidenti nel frattempo, andiamo avanti a parlare di menaggio, così facciamo okay. Però no però parliamo anche dell'autonomia e del Lungolago, quindi perfetto, abbiamo fatto tutto, abbiamo okay. Detto anche le domande scomode, no lo dico ma io le domande scomode volentieri ogni tanto ricevo le mail che dicono ah perché fermi tuo amico allora tu insomma, non fai le domande no ma io volevo dirlo che ecco no, ma possono mandarle, rispondiamo a tutte certo, ma infatti anche in diretta ma questo era importante, hai precisato, hai chiarito, noi ci fermiamo, il tempo è scaduto, grazie a voi, ciao Alessandro, ciao.